Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, per me questo è un momento davvero speciale perché pochi giorni fa ho compiuto gli anni e la mia ragazza, come ogni anno, mi riesce sempre a fare un regalo non azzeccato di più. Guardate qua cosa mi ha regalato. Buono pista con Rosso Corsa per andare a girare al Mugello Circuit. È stato davvero emozionante riceverlo. Come se non bastasse, la mia famiglia, i miei suoceri e alcuni miei amici mi hanno regalato il noleggio del furgone più l'hotel nei pressi, ovviamente, del circuito. Davvero bellissimo ciò che ho ricevuto. Mi sono preparato subito l'R1, ovviamente versione pista, con gomme SC1 all'anteriore, SC1 anche al posteriore, e ovviamente mi preparerò la roba da portare. Non so se avete visto il mio video che ho pubblicato qualche giorno fa, ve lo linko in descrizione, ma lo vedete anche apparire di qua, su cosa portarsi per andare a girare in pista, se vi può essere d'aiuto per i neofiti come me. Adesso andiamo a prendere il furgone, carichiamo e si va dritto al Mugello. Furgone preso e direi che possiamo andare a caricare l'R1. Ok, visto che siamo qua, un consiglio per legare la moto, più che altro l'R1, farla passare qua, come vedete, dalla piastra e tirare. Quando mettete lì, la tirate insieme una con l'altra. Tutto caricato, direi che si può partire. Ovviamente prima di andare a girare, avevamo mezza giornata libera. Guardate un po' dove siamo. Facciamo un giretto a Firenze e poi in serata andremo in hotel per girare domani. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. Ok, eccoci qua, andiamo a fare il briefing, poi si parte. In una normale giornata di prove libere troviamo lungo il tracciato circa 30 commissari di percorso. Stanno girando gli amatori, tra poco tocca a me, bellissimo, emozionante davvero, troppo emozionante. Per essere la prima volta è stupendo. Adesso mi cambio e andiamo. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with
reazioni a caldo, appena finito, bellissimo, bellissimo. Ciao amore, non mi caga. Ciao amore, reazioni a caldo, veramente bellissima, pista della Madonna. E rettilineo in fondo, come dicevano, è tosto il saltino prima della San Donato, però alla fine sono riuscito a chiuderlo praticamente a gas pieno. Poi per il resto faccio un po' di fatica, però pista bellissima. Andiamo a fare il secondo turno e vediamo di migliorarci più che altro un pochettino. Allora, appena finito il terzo turno, sono cotto. Ho staccato sempre meglio la San Donato, sempre più tardi. Una cosa che poi stacco troppo forte, quindi, cioè, freno troppo, quindi arrivo un po' alla San Donato lento a metà curva, però bene, bene. Ho migliorato tanto anche le traiettorie, ho guidato meglio con le gambe, infatti mi fa molto meno male il braccio destro, ma il braccio in generale. E dai, ho bastato un secondo, ho fatto 2.10 e piano piano, dai, per essere la mia sesta volta in pista, prima volta al Mugello, non mi posso lamentare. Pausa pranzo, andiamo a fare una foto con Luca Salvadori e poi si riprende più tardi, vediamo se ho cambiato categoria e niente, ci vediamo dopo. Intanto arriva Luca Salvadori che avrà già dato 10 secondi al secondo. Quanto sei forte! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake
Che dire, è stata una giornata ricca di emozioni. E quando intorno a te trovi persone che condividono la tua stessa passione, è tutto più bello, indimenticabile. Grazie, Mugello.